Bentornati su questo canale a voi tutti e benvenuti a questo nuovo interattivo. Per letture individuali e altri miei servizi potete contattarmi in privato a uno dei link che vedrete sotto a questo video. Dunque, queste tre letture di oggi vi daranno una prospettiva angelica da cui guardare una data situazione che state vivendo in questo momento. Verrete informati sul confronto fra le vostre due prospettive, cioè la situazione così come avete coscienza di vederla voi ora e così come invece la vede il divino che c'è in voi, vale a dire l'angelo che siete. Che cosa deve farvi capire quello che state vivendo e i vostri punti di forza su cui potete contare per cambiare la situazione in cui vi trovate, se volete procedere in questo senso, o per affrontarla nel modo migliore. La situazione in realtà può essere di qualunque tipo e non necessariamente negativa. Può essere benissimo una positiva, ma che ad esempio vi scuote emozionalmente, oppure che vi lascia perplessi o che comunque non sapete bene come gestire. Al termine di ogni lettura estrarremo poi tre carte dal mio mazzo, l'oracolo dei mandala, che vi daranno indicazioni sulle energie ulteriori con cui dovreste allinearvi per gestire meglio il tutto. Potete accoglierle tutte e tre, oppure due o una, ma anche nessuna, secondo il vostro sentire. Qui, come vedete, abbiamo le nostre tre varianti, costituite da un disegno ciascuna, disegno che ho in parte copiato e in parte no, da una brava artista. Nello spazio della descrizione vi lascio poi il link al suo canale. Quindi abbiamo questo disegno per il gruppo 1, questo per il gruppo 2 e questo per il gruppo 3. Ora ve li faccio vedere un momento un po' meglio. Allora, questo è per il gruppo 1. Poi abbiamo questo per il gruppo 2. E poi abbiamo questo per il gruppo 3. Bene. Scegliete quindi il disegno che vi chiama di più, quello da cui vi sentite più attratti, e poi ascoltate naturalmente la vostra lettura. Noi intanto cominciamo subito con la lettura per la prima variante. Eccoci gruppo 1. Allora vediamo subito le posizioni delle vostre carte. Qui abbiamo la vostra situazione così come la vedete voi, la vostra situazione come la vede l'angelo in voi. Che cosa deve farvi capire quello che state vivendo? Come potete usare qualunque sia la situazione che state vivendo a vostro vantaggio? Queste tre carte qui rappresentano i vostri punti di forza su cui potete contare per cambiare la situazione se lo desiderate oppure per viverla nel modo migliore e questo è un consiglio, una comunicazione da parte delle vostre guide. Quindi procediamo subito a voltare le carte. Vediamo. La situazione come la vedete voi? Regina di bastoni. Sì. La situazione come la vede l'angelo in voi. Arcano maggiore numero 8, la forza. Sì. Cosa deve farvi capire? 9 di coppe. Sì. Come potete usarla a vostro vantaggio? 5 di spade. Sì. Vediamo i vostri punti di forza. Il primo. Arcano maggiore numero 7, il carro. Ok. Numero 2. 2 di bastoni. Ok. Il numero 3. Asso di denari. Sì.
consiglio comunicazione, fante di bastoni. C'è una bella energia di fuoco, eh? Allora, vediamo. Qualunque sia la situazione che voi state vivendo in questo momento, sentite dentro di voi che sarebbe necessario affrontarla tirando fuori l'energia di questa regina qui. La regina di bastoni, come probabilmente saprete benissimo, è una donna molto forte, molto indipendente, carismatica, è qualcuno che sa bene quello che vuole, che mette le sue regole, che accoglie le persone che ama e le protegge, ma usa il suo fuoco anche per incenerire chi invece le sbarra il passo. È qualcuno a cui non è possibile, che non è possibile manipolare in nessun modo. È una regina, quindi indica essenzialmente un tratto interiore. Io sono stata colpita però anche da questo narciso che vedete qui, che lei ha in mano, che mi dà in questa stesa qui la sensazione di una sorta di delicatezza, di gentilezza. Quindi, secondo me, voi sentite che è necessario, sarebbe necessario tirare fuori questa bella energia qua, però in qualche maniera pensate o pensate di doverla tirare fuori, ma come posso dire, non in modo prorompente, cercando di smussare gli angoli laddove possibile, facendola parlare a un livello più basso di quello che invece dovrebbe, almeno vedendo questa carta qui, non dovrebbe, che questa carta trasmette alla fine. Sì, è come se aveste timore che poi, facendola parlare come invece dovrebbe, questa energia qua vi potesse prendere la mano. Sì, c'è una sorta di riserbo, come posso dire. E invece, dal punto di vista della vostra luce, la situazione può essere gestita molto bene da parte vostra o cambiata addirittura, se questo è quello che volete, se voi tirate fuori questo leone qua, che trasporta la stessa energia di fuoco di questa regina, molto più prorompente. La forza parla appunto degli istinti inferiori che vengono però controllati amorevolmente dalla parte spirituale. Quindi è come se l'angelo che avete in voi vi stesse dicendo in questo momento: guarda che tu non devi avere nessun timore di far parlare questa bella energia ai massimi livelli tuoi possibili, perché in realtà la tua parte spirituale c'è ed è sufficientemente forte per riuscire a gestire e incanalare in modo luminoso e fruttuoso tutti questo fuoco praticamente che tu hai, no? E che ha anche questa bella regina qua, per affrontare questa situazione qua al modo migliore. Sei forte abbastanza, non devi temere i tuoi così l'emergere, diciamo, di questo fuoco qua, di questo leone qui, perché non ti prenderà la mano, in quanto la tua parte spirituale è in grado di controllarlo benissimo. Cosa deve farvi capire? È che qualunque sia la situazione che state vivendo in questo momento, deve farvi capire questo, che voi avete desiderio e necessità di mettere in tavola, proprio esporre la vostra ricchezza interiore, i vostri sentimenti, le vostre emozioni, in modo luminoso, in modo spontaneo. Non dovete farvi troppi problemi. Se questa situazione vi impedisce di fare questo, probabilmente è perché voi la state gestendo col timore che questo leone qui si scateni, capite? Invece non è così. Siete in grado di fare questa cosa qui? Assolutamente sì, a patto appunto che facciate parlare, diciamo, questa energia di fuoco della regina di bastoni così come deve parlare, non smorzandola, capite? Ecco. Come potete, usare questa situazione a vostro vantaggio se fate parlare queste energie qua? Questa, carta qui parla di qualcuno che ha in mano, vedete questa spada luminosa,
che è simbolo del potere mentale che quest'uomo qui ha ceduto a questo ragazzo. Ora, il fatto che questo sia un uomo e questo sia un ragazzo sta a indicare che la persona che ha ceduto questo è molto più matura spiritualmente parlando di quelli che hanno in mano questo potere. Questa carta infatti si riferisce a persone false, persone manipolatrici, energie molto basse. Probabilmente voi, proprio per paura di far parlare questo aspetto qua, anche in altre circostanze, credo, non soltanto in questa situazione che state affrontando ora, avete ceduto questo vostro potere, a questa gente qua e ne state pagando le conseguenze o ne avete pagato le conseguenze. Ora è arrivato il momento per voi di usare, facendo parlare nel modo giusto e luminoso questa bella energia di questa regina, il momento di risollevarvi, riprendere in mano il vostro potere di luce e gestirlo come voi volete, quindi toglierlo dalle mani di questa gente. Questo è un vantaggio, cioè voi potete fare questa cosa se gestite la situazione in questo modo qua, capite? Sì, i punti di forza. Ora, questo qui è il carro, arcano maggiore numero 7. In questa stesa particolare, secondo me, indica questo, cioè voi siete in grado, se fate parlare questa energia in questo modo, di chiamare gli eventi, le persone, le situazioni e tutto quello che può aiutarvi ad andare verso le vostre mete in modo veloce, facendo collaborare gli opposti invece che farli combattere. Che facendoli combattere, ok? Siete voi, cioè, che potete guidare gli eventi, voi dalla vostra parte angelica, diciamo, che guidate gli eventi e tutto quello che serve per portarvi più vicino alle vostre mete. Non solo potete raggiungerle in fretta, molto più in fretta di quello che pensate. Siete in grado, facendo questo lavoro, di chiamare tutto quello che serve perché questo si realizzi, capite? Sì. Un'altra cosa, un vostro punto di forza è quello che questa carta rappresenta. Voi avete la capacità in voi di concepire progetti a un livello molto, ma molto più elevato di tutti gli altri, almeno di quelli con cui avete avuto a che fare fino a questo momento qui. E avete il diritto di mostrarli dalle vostre altezze. Quindi un vostro punto di forza è questo, è che se non siete ancora arrivati a far parlare questi progetti o perché magari li avete e per questa ragione avete cercato di rinunciare a questi, oppure perché sempre per paura di questa ragione, di questa diciamo energia qui e di questa forza su cui voi avevate dei dubbi, non vi siete permessi di vedere quali fossero questi progetti così elevati, avete sempre rinunciato a questo aspetto. Mentre invece questo è un vostro punto di forza. Cosa vuol dire? Vuol dire che una volta che voi scoprite i progetti che avete e come sono elevati e trovate il modo di proporli ed esporli alle vostre altezze senza rinunciare al vostro fuoco interiore, a quello che veramente vi appassiona, riuscirete a fare questa cosa. La gente, chiaramente non tutti, ma quelli che sono allineati con queste energie, guarderanno dalla vostra parte, capite? Se finora non è stato così è perché avete avuto paura di far parlare questo fuoco qua, capite? E un altro aspetto, ecco, voi amate moltissimo vivere qualcosa a livello concreto, proprio a livello proprio di concretezza materiale, una grande abbondanza, bellezza, sia che sia collegata ai vostri progetti, sia a eventi di qualunque tipo. E un vostro punto di forza è proprio la capacità di aprirvi a questo, motivo per cui siete anche in grado di chiamare eventi luminosi che vi portino a questo nuovo inizio nella concretezza. E nell'abbondanza delle cose che amate veramente. Quindi, il consiglio che vi danno loro qual è? Questo fante di bastoni. Il fante di bastoni esprime un'energia molto mobile, una grande passionalità, ma molto poco radicata, diciamo. Infatti, qui io sono stata attratta anche da questa piramide che questo paggio qui ha e mostrano. E proprio dal fatto che dalla base, diciamo, si sale verso il vertice.
Quindi ho l'impressione che quello che vi venga detto qui sia questo: non temere la tua grande passionalità e usala in modo saggio, diciamo, per elevarti, per andare più in su, più in alto rispetto alle altezze di cui ti sei accontentato finora. Fai questo passo. Noi siamo qui e ti appoggiamo in questo. Puoi farlo benissimo. Sì, direi che è proprio così. Ora, come ho accennato all'inizio, qui la lettura, la vostra lettura termina, però adesso estraiamo da questo mio mazzo qui, l'oracolo dei mandala, estraiamo tre carte che rappresentano ulteriori consigli da parte dei vostri angeli, delle vostre guide, su come gestire al meglio il tutto, Quindi li mescoliamo qui e tiriamo fuori tre carte. Potete poi accoglierle tutte e tre, oppure due, oppure una, oppure anche nessuna, se la cosa non vi risuona, va bene? A vostra assoluta discrezione, vediamo. Ok. Carta numero uno, vediamo. Mandala della verità. Onorare la verità dentro e fuori di sé, smascherare le falsità. ecco, se è necessario per il bene di tutti, ignorare pettegolezzi e male lingue. No, vabbè, se avevamo dei dubbi, ecco. Numero 2, equilibrio, raggiungere l'equilibrio e la collaborazione degli opposti dentro di sé. Evitare gli eccessi e le posizioni estreme, diffondere pace ed equilibrio nell'ambiente attorno a sé. Numero 3, comunicazione. Saper comunicare correttamente, avere pensieri e parole luminosi, saper usare il suono come mezzo di espressione. Quindi magari se siete musicisti o cantanti, anche per dire. Questo potrebbe anche riferirsi alla vostra capacità in questo campo. Bene, ecco come abbiamo detto prima, siamo arrivati alla fine della vostra lettura e con queste tre carte che abbiamo estratto la lettura è completa proprio. Quindi io vi ringrazio come sempre della vostra attenzione e partecipazione e vi do appuntamento alla prossima volta. Tanta luce per voi. A presto. Eccoci, gruppo 2. Dunque, vediamo subito le posizioni delle vostre carte. Allora, qui abbiamo la vostra situazione così come la vedete voi. La vostra situazione come la vede l'angelo in voi. Cosa deve farvi capire quello che state vivendo? Come potete usarlo a vostro vantaggio? Queste tre carte vi mostrano i vostri punti di forza su cui potete contare per cambiare la situazione se lo desiderate o per viverla nel modo migliore. E questo è un consiglio o una comunicazione da parte delle vostre guide. Quindi cominciamo a voltare le carte. Vediamo. Oh, due di coppe. Sì. Ok. Ok. Ah, come la vede l'angelo in voi? Arcano maggiore numero 1, il mago. Sì. Cosa deve farvi capire? Fante di coppe. Sì. Come potete usarlo a vostro vantaggio? 4 di coppe. Sì. Ok. I vostri punti di forza. Arcano maggiore numero 14, la temperanza. Sì. Secondo, un altro arcano maggiore, il numero 16, la torre. Bello.
Il terzo, 7 di bastoni. Ok. Consiglio comunicazione, 3 di bastoni. Va bene. Allora, vediamo. Dunque, questa carta qua, come probabilmente saprete, parla dell'incontro fra due persone che hanno amore l'uno per l'altra, che iniziano un rapporto insieme che li porta verso anche nuove direzioni, comunque un cammino insieme, ecco. Sì, allora, secondo me, qualunque sia la situazione che voi state vivendo, con ogni probabilità fa riferimento a un rapporto di questo tipo, cioè a voi e a qualcuno che voi sentite come vostro partner, può essere a fiamma gemella, anima gemella. Questa è un'interpretazione. In questo caso, allora, se voi sentite, vi sentite, diciamo, più... Vediamo, queste qui sono anche, posso anche parlare di energia femminile e maschile, quindi yin e yang, quindi voi sapete l'energia femminile è quella che proietta verso l'interno, quella collegata alla propria capacità intuitiva, alle proprie emozioni profonde, la energia invece di tipo maschile è più solare, come posso dire, quindi proiettata all'esterno, all'azione concreta nel mondo, a seconda di come voi vi sentite. Voi pensate che questo vostro rapporto, se sta andando avanti in questo momento, sta andando avanti soprattutto per voi, cioè perché voi fate parlare questa vostra energia e tirate l'altro dalla vostra parte. Questo può essere sia che voi abbiate questa energia di tipo femminile, sia che l'abbiate di tipo maschile. Ad esempio, se voi avete un'energia di tipo femminile, la situazione che state vivendo è collegata in qualche modo al vostro rapporto con questa persona. È come se voi fate parlare la vostra energia, mentre l'altro, che dovrebbe fare parlare l'energia opposta, non la fa parlare, come se fosse trasparente. Ok? E lo stesso se voi invece, anche essendo donna, magari no, vi identificate di più con l'energia maschile, è la stessa cosa, cioè. Questo rapporto qui va avanti, così come lo vedete voi, va avanti solo perché voi lavorate per farlo andare avanti. E quindi cosa vuol dire? Magari vi mettete, ad esempio, se siete più collegati, collegati meglio, diciamo, con l'energia di tipo femminile, ecco, cercate di comprendere l'altra persona, oppure cercate di passare sopra diverse cose. Molto spesso vi proiettate all'interno, dentro di voi, e quindi staccate con il rapporto con questa persona laddove questo potrebbe diventare problematico e via discorrendo. Se invece siete più inclini a far parlare l'energia di tipo maschile, magari, ecco, va avanti perché voi agite in modo concreto per farla andare avanti, ad esempio facendo cose che possono far piacere all'altra persona, oppure anche che possono far piacere a voi, e in quel modo staccate con l'altra persona quando questo può diventare un problema. Non so se mi sono spiegata, spero di sì. Sì. Se invece la situazione che state vivendo non ha un collegamento con qualcosa di questo tipo, cioè con un partner, diciamo, nella vostra vita, queste due energie appunto rappresentano l'energia yin e yang, quindi maschile e femminile, dentro di voi. E quindi in questo caso, se voi esprimete, diciamo, questa energia qua, voi, la situazione che state vivendo, ad esempio, può essere collegata al fatto che, secondo voi, voi riuscite a fare soltanto questo, cioè soltanto ad agire, a far parlare la vostra energia femminile, mentre quella maschile no, oppure viceversa, ok? Quindi che non c'è equilibrio fra queste due parti, così la vedete voi. E vedete questo con ogni probabilità come un qualcosa di negativo, cioè qualcosa che... una mancanza da parte vostra, no? Ad esempio, se voi riuscite a far parlare solo l'energia femminile e dite sì, ok, io questa situazione la sto gestendo bene o male, perché faccio parlare questa energia? Però dovrei anche far parlare l'altra, invece non ci riesco, ok? Allora, invece l'angelo che è in voi come vede questa cosa?
In entrambi i casi, la vede così, cioè voi questa situazione si è creata perché quello che voi in realtà volete, è riuscire a far parlare, ok? Questa, i vostri sogni, diciamo, a concretizzare, sulla terra, mettendo a disposizione, o per meglio dire, prendendo ciò che avete a disposizione, i mezzi che avete a disposizione e anche le energie, quindi l'energia mentale, l'energia emozionale, passionale, della concretezza, eccetera, per concretizzare quello che, la vostra anima di luce, coglie, diciamo, a livelli più alti. Attraverso di voi queste cose si possono concretizzare sul piano fisico. Quindi, in realtà questo qui è qualcuno che all'interno del quale, diciamo, queste due energie parlano benissimo, ok? Perciò, se voi pensate questo, che ad esempio, che la situazione, la state vivendo in questo modo perché voi fate parlare solo un'energia e l'altra no, perché magari non l'avete, perché non avete forza, non è così. È che, dal punto di vista umano, evidentemente voi temete questo aspetto del mago e quindi vi convincete di avere solo un'energia che parla, che può parlare attraverso voi in un certo modo, mentre l'altra invece è più trasparente. Ok? In realtà voi siete in grado di farle parlare tutte e due. Nel caso in cui il primo caso che abbiamo menzionato, no? In cui questo rapporto si tiene in questo modo solo per voi, perché solo voi fate parlare la vostra energia mentre quella dell'altro è trasparente. L'altro è uno specchio vostro, cioè vi mostra la trasparenza dell'energia corrispondente vostra, cioè dell'energia opposta alla vostra, diciamo, che dovrebbe parlare e che non parla perché voi temete questo aspetto qua. E quindi cosa fate? Vi fate un sacco di problemi. E magari da un punto di vista emotivo, no? Se ci sono scelte da fare per o interrompere questa relazione, oppure per dare una svolta, oppure per qualunque sia la situazione che state affrontando, per gestirla con tutte e due queste energie, voi da un punto di vista emotivo soprattutto vi fate problemi. Pensate che le cose possono non andare bene e che l'altra persona, se voi cambiate atteggiamento, ad esempio, il vostro partner o comunque le persone coinvolte possono soffrirne, cose di questo tipo. Allora, quello che deve farvi capire questa situazione è che voi dovreste smetterla di preoccuparvi tanto. Voi avete una capacità, diciamo, di offrire la vostra ricchezza, vedete questo bel calice, la vostra ricchezza emotiva, emozionale, di sentimenti, eccetera, con leggerezza. Non avete necessità di radicarvi troppo a livello proprio emozionale, come dire, a me piace fare questa cosa, mi piace la tale persona, ho amore per questo progetto oppure per quella persona, io lo dimostro, lo porto avanti. Gli altri sono d'accordo, bene, non sono d'accordo, fa niente, l'altra persona ricambia il mio amore, bene, non lo ricambia, pazienza, io sto bene lo stesso, capite? Cioè, non farvi problemi da questo punto di vista qua, proprio perché essendo, vivendo, diciamo, una situazione che emozionalmente vi mette in crisi, come posso dire, voi imparate a gestirla in un altro modo. A un certo punto dite, ma se io non posso cambiare la situazione, pazienza, vediamo di affrontarla in maniera più leggera, ok? E questo apre la strada, diciamo, perché voi riusciate ad accogliere questa bellissima energia del mago, capite? Come potete gestire questa situazione che state vivendo al meglio, oppure cambiarla, se volete cambiarla? Tenendo presente che se voi fate parlare queste energie qua, le occasioni che in passato avete perduto, perché non le avete riconosciute, non le perdete più. Quindi o può essere, diciamo, che la luce vi offra un qualche cosa che all'apparenza è uguale a tutte le altre cose, ma che invece è speciale proprio perché è la luce che ve lo porta, e voi, siccome fate parlare questa energia, adesso avete gli occhi sia del cuore che della mente ben aperti e la riconoscete, questa cosa, questa occasione, diciamo, non la farete passare. Oppure potrebbe essere anche che gli eventi si dispongano in modo tale da riportarvi una qualche occasione che in passato avete
perduto e non avete saputo cogliere, e che questa volta invece riuscirete a vedere e a cogliere, magari con ogni probabilità in modo molto diverso da come è stato in passato, perché poi è difficile che le cose si ripresentino proprio allo stesso modo, eh? Ecco, e questo è un vantaggio, chiaramente, però queste energie dovete farle parlare, eh? Voi potete fare tutto quello che volete, facendo collaborare il cielo e la terra in maniera magnifica. State attenti a prendere le cose con leggerezza, non c'è bisogno di preoccuparsi di soffrire o di far soffrire gli altri, non c'è nessun bisogno, questo è un freno che dovete eliminare. Se fate questo, potrebbero ripresentarsi anche occasioni che voi avete perduto in passato. Vediamo queste bellissime qualità che avete, i vostri punti di forza. Dunque, io qui sono stata attratta da questo triangolo, non so se riuscite a vederlo, è un triangolo equilatero ed è il simbolo del divino. La temperanza parla di qualcuno che trova un suo centro, e che da quel centro guarda gli opposti di una qualunque situazione e da lì prende tutte le decisioni luminose che deve prendere. Quindi avete la capacità di ecco, io poi in questo momento sto guardando anche questa sorta di diadema che questa donna bellissima ha qui, Vedete che è un sole o comunque un punto di luce con tanti raggi ed è in corrispondenza del terzo occhio. Quindi probabilmente voi avete la capacità di vedere oltre il visibile, cioè di andare a riconoscere nelle condizioni che vivete, anche in voi stessi, se riuscite a distaccarvi e a guardarvi da fuori. A vedere come potete fare, come potete agire per raggiungere un punto di equilibrio luminoso nel valutare gli opposti di qualunque situazione. Quindi avete la capacità in pratica e anche la purezza interiore, direi io, perché questo abito bianco e questa spirale di luce bianca che entra mi fa pensare anche a questo. Avete anche la purezza interiore per lasciar cadere gli opposti, capite? E trovare questo punto d'incontro. Questo può essere utile anche per questa situazione, perché se voi fate parlare solo un'energia e l'altra invece no, se voi fate forza su questo, ovviamente le due energie trovano un certo equilibrio, no? Mi sembra ovvio, sì. Un altro punto di forza è questo, bellissimo, eh? Voi non solo non temete un eventuale fulmine che spacca, la prigione all'interno della quale vi siete rinchiusi per tanto tempo, ma siete in grado anche di evocarlo, capite? In modo consapevole o anche inconsapevole. E sicuramente siete qualcuno che una volta che la sua prigione, diciamo, viene colpita da questo fulmine che la manda in frantumi, lui o lei, insomma, non può far altro che gioire di questa possibilità che gli viene offerta per volare via da qui, vedete la colomba, per volare via da questa situazione, uscire e ricominciare in un modo completamente diverso. Sì. Quindi non avete timore che una qualunque cosa che questo mago, voglio dire, agendo come deve agire, spacchi la prigione all'interno della quale vi siete rinchiusi. Voi non temete affatto questo, perché sapete che quando questo mago agisce a livello luminoso e questa torre che in passato forse potete anche aver scambiato per una sorta di rifugio e che adesso però è diventata una prigione, quello che succede è che vi libera, capite? E infatti un'altra vostra capacità, un vostro punto di forza è che quando voi guardate, forse anche proprio perché fate parlare anche questa, quindi l'aspetto dell'equilibrio, no? Della capacità di guardare da un punto di vista equilibrato le cose, voi vi rendete conto che quando c'è un qualcosa che dovete affrontare, non ha nessun senso tirare sulle difese, perché il recinto a guardia del quale voi potreste mettervi, in realtà non ha niente dentro. Cioè che non avete niente da perdere. Quando c'è un qualcosa che deve cambiare e che deve cambiare soprattutto, diciamo, in modo per il vostro bene, no? Per farvi uscire da lì, ad esempio, eccetera, voi non avete necessità di tirare sulle difese, non le tirate su perché sapete che quello che volete difendere non vale la pena di essere difeso da parte vostra, capite? Sì. Quindi avete la capacità proprio di non tirare sulle difese. Naturalmente questi punti di forza possono parlare molto più
facilmente se voi, no, accogliete queste energie qua. Consiglio comunicazione da parte delle vostre guide. Trova qualcuno che la pensi come te, che abbia i tuoi stessi punti di vista o comunque punti di vista simili, qualcuno con cui tu puoi scambiare. Questa carta parla anche di partenariato, sia da un punto di vista magari anche del lavoro, ma anche della comunicazione, ad esempio, fra amici piuttosto che fra parenti. Gente, voglio dire, che è come te e che è pronta a salire sulla barca con te per andare verso nuovi orizzonti, verso cose nuove. Hai bisogno di questo, sei in grado di farlo. Se tu non temi questo mago, le energie che devono riequilibrarsi si riequilibrano e quello che deve andarsene se ne va e tu puoi fare questa cosa. Comincia a fare agire questa energia da subito. Se non hai interesse più di tanto a trovare persone che la pensano come te, renditi comunque conto che è giunto per te il momento di imbarcarti verso nuovi orizzonti e non di stare dove sei sempre stato finora, perché ti attendono cose nuove e tu sei in grado di partire, non perdere più tempo con energie, persone e situazioni che te lo impediscono. Ok? Sì. Bene, allora qui siamo arrivati al termine, però per concludere, come ho detto in apertura, io adesso da questo mio mazzo dell'oracolo dei mandala tirerò fuori tre carte che rappresentano ulteriori suggerimenti, diciamo, sull'energia da chiamare in voi in questo momento per facilitare il tutto. Potete accoglierle tutte e tre, oppure accoglierne due, una o anche nessuna, se nessuna vi risuona. Ok? Quindi mescoliamo questo piccolo mazzo qui e tiriamo fuori tre carte, vediamo cosa viene fuori. Ok. Mandala numero uno, vediamo. Oh, protezione. Fiducia nella capacità femminile del divino di proteggere e nutrire. Ecco, non temere di iniziare nuovi percorsi, sapersi abbandonare alla divina corrente di amore. Quindi energia femminile sì, ma non nel senso di privazione. Ecco, bella anche questa. Rinascita, vivere con gioia il nuovo che arriva, chiudere un ciclo e iniziarne un altro, rinnovarsi e rinnovare. Andare verso nuovi orizzonti. E l'ultimo, transizione. Saper vedere la luce anche nel buio, avere fede nell'ordine che si trova sotto all'apparente disordine, avere fiducia in un approdo sicuro e luminoso. Sì. Belli. Tre bellissime energie. Bene, ok, come potete vedere, adesso veramente siamo arrivati proprio alla fine della vostra lettura. Io spero che vi sarà utile, che ci sia stata risonanza. Grazie della vostra partecipazione e come sempre vi do appuntamento alla prossima volta. Tanta luce per voi. Grazie e a presto. Eccoci, gruppo 3. Dunque, vediamo subito le posizioni delle vostre carte. Dunque, qua abbiamo la vostra situazione come la vedete voi, la vostra situazione come la vede l'angelo in voi. Cosa deve farvi capire quello che state vivendo, come potete usarlo a vostro vantaggio. Queste tre carte vi mostrano i vostri punti di forza su cui potete contare per cambiare la situazione se lo desiderate oppure per viverla nel modo migliore. E questa invece è la carta che vi indica un consiglio, una comunicazione da parte delle vostre guide. Quindi vediamo subito che cosa abbiamo qui. Allora, arcano maggiore numero 20, il giudizio. Sì. Come la vede l'angelo in voi? Regina di denari. Cosa deve farvi capire? Oh, re di denari. Interessante.
Regina e re dello stesso seme. Vediamo qui. Ah. Cavaliere di spade. Come potete gestire la cosa a vostro vantaggio. Ok. Vediamo i vostri punti di forza. Oh, bellissimo. 10 di spade. Asso di bastoni. Bene. Vediamo qui. Arcano maggiore numero 2, l'alta sacerdotessa. Ma che belle. Le carte bellissime. Vediamo qui. Un altro arcano maggiore, il numero 10, la ruota della fortuna. Sì. Ok. Allora, vediamo la situazione come la vedete voi. Allora, qui due cose mi arrivano. Una è questa. Qualunque sia la situazione che state vivendo, siete convinti che state facendo veramente quello che volete, che state rispondendo a qualcosa o a qualcuno che vi ha chiamato fortemente e che siete in grado di seguire questa via senza curarvi minimamente dell'opinione degli altri. L'altra interpretazione invece è che questa situazione che state vivendo vi sta in qualche modo impedendo oppure collegata con qualcosa che vi impedisce di fare questo, cioè di andare per la vostra via rispondendo alla chiamata di qualcosa o qualcuno che vi attrae o che magari vi sta attraendo da molto tempo, no? Voi volete intraprendere questa via ma non riuscite a causa di quello che questa situazione comporta, ok? Sì. Qua, come la vede il vostro l'angelo che avete in voi? Dunque, qui la regina di denari è una donna, quindi è l'energia femminile, perciò indica essenzialmente un tratto interiore, che è molto calma, molto equilibrata, in grado di apprezzare enormemente anche di gioire, diciamo, della bellezza e dell'abbondanza che sa spandere attorno a sé, ed è qualcuno che ha anche dei talenti propri che sono collegati, qualunque essi siano, sono collegati proprio con la capacità di creare bellezza e abbondanza, ok? In sé, prima di tutto, perché questo è tratto femminile. Quindi nel primo caso, cioè nel caso in cui state effettivamente facendo quello che volete, è come se l'angelo in voi vi dicesse: sì, è vero, tu stai facendo esattamente quello che vuoi, non sei su una strada diversa rispetto a quello che ti sta chiamando, però dovresti fermarti un momento a considerare il fatto che i talenti che tu hai in te, non li stai mostrando come dovresti agli altri. Oppure che c'è qualcosa in te che deve emergere, c'è un talento tuo collegato a questo aspetto qua che deve emergere proprio perché tu riesca a percorrere questa strada al meglio. Se invece non state facendo quello che veramente volete, quindi nel secondo caso che abbiamo menzionato, questa carta vi dice: guarda che tu non riesci. Questa situazione si è creata perché tu, pur volendo fare questa cosa, cioè andare per la tua via, seguire la tua chiamata interiore, eccetera, non lo fai perché non sei consapevole, oppure ne sei consapevole ma non vuoi portarlo fuori, di questi tuoi talenti che devi mostrare a te stesso innanzitutto, ma anche agli altri, proprio perché questi talenti collegati con tutta la bellezza e l'abbondanza che tu, che questa forza dentro di te può, far parlare e quindi può parlare in modo, diciamo, equilibrato, non la stai facendo parlare. C'è qualcosa dentro di te che tu, con cui non ti sei collegato. È come se tu magari lo vedi questo tuo talento, però non hai compreso l'importanza di mostrarlo. Ecco. Secondo me, sì, direi che è questo. Adesso questo può essere qualunque cosa, senz'altro è qualcosa che è collegato all'aspetto così, della stabilità e dell'abbondanza e bellezza di quello che si crea. Cosa deve farvi capire questa situazione? Allora, nel primo caso, ecco,
Tu stai andando per la tua strada, stai facendo quello che veramente vuoi, però se non ti fermi e non guardi che cosa altro puoi portare fuori dentro di te proprio per facilitare la strada, non riesci a dare vita in maniera concreta, proprio nel agire praticamente nel mondo attorno a te, come questo re qui, cioè. Devi anche renderti conto che anche laddove magari tu sai che di avere questi talenti, li riconosci dentro di te, se non li mostri in modo, come posso dire, collegato con l'aspetto del creare bellezza e abbondanza, e se non prendi tu, non ti assumi la responsabilità di prendere le decisioni che devi prendere per agire in modo pratico e concreto intorno a te in questa maniera qua, cioè secondo l'energia dei denari, quindi della concretezza, e tu questa strada che hai intrapreso non riuscirai a percorrerla al meglio. Ci saranno sempre cose che o si mettono in mezzo, oppure magari ti rallentano il passo, o ti distraggono, cose di questo tipo, sì. Come potete gestire a vostro vantaggio questa situazione? In entrambi i casi che ho menzionato qua, che sono collegati alla situazione che state vivendo, se tu hai da comunicare qualcosa, dei progetti a livello mentale, dei progetti ad esempio collegati a questo aspetto o a questo che tu vuoi portare avanti, o c'è qualcuno con cui vuoi parlare attraverso. Così, a voce, diciamo, oppure attraverso messaggi, attraverso i social o cose di questo tipo o email, eccetera, fallo. Vieni avanti, porta in alto i tuoi progetti, porta in alto l'espressione di quello che tu pensi, Non perdere tempo, vieni avanti e comunica in fretta, in modo chiaro, veloce. Coerente con quello che senti, coerente con quello che pensi, non sia cioè questa situazione qui un qualcosa che tu usi proprio per poter esprimere quello che senti e quello che veramente pensi di te stesso, di una qualunque situazione, della situazione stessa, delle persone coinvolte, eccetera. Ok? Sì. E vediamo qui questi bellissimi, sì, sono dei talenti poi alla fine, i vostri punti di forza. Allora, voi avete la capacità, quando è necessario e la situazione lo richiede, di morire a una condizione per rinascere a un'altra. Sentite lo spazio di luce che vi accoglie in questa trasformazione come uno spazio appunto luminoso all'interno del quale la vostra trasformazione può avvenire in modo sicuro per voi. Le spade rivolte all'esterno, vedete, come per proteggere questo spazio. Non c'è nessuna minaccia in questa trasformazione. E probabilmente questa, per quello che sento, per molti di voi, questa trasformazione qua è qualcosa che in qualche modo è collegato a questo aspetto. È come se voi doveste trasformarvi per arrivare ad avere a rispondere, diciamo, alla chiamata di quello che vi interessa. Oppure magari trovare qualcosa che vi interessa, che magari al momento non sapete cos'è perché non state facendo parlare queste energie. Una volta che lo scoprite che cos'è, scoprite anche che non potete, diciamo, acquisirlo, se non vi trasformate in questo modo qua. Voi riuscite a fare questo. È una cosa piuttosto semplice per voi, eh? Se adesso pensate che non sia così, è perché non state facendo parlare le energie giuste o comunque in questo modo qua, eh? Femminile e maschile dello stesso seme, quindi vuol dire energia yin, energia yang correlati all'aspetto della calma, della bellezza, dell'abbondanza, della capacità di lavorare sulle cose senza farsi influenzare, senza farsi condizionare, senza farsi scoraggiare. Ecco. Un altro vostro punto di forza è che voi quando trovate veramente qualcosa che vi appassiona, siete in grado di installarlo in modo, non vorrei dire proprio permanente, perché poi di permanente nella vita non c'è nulla, no, però diciamo in modo solido, dentro di voi e attorno a voi. Siete capaci di dare un nuovo inizio in qualcosa che veramente vi appassiona.
quando trovate questo qualcosa. E siete in grado di trovarlo questo qualcosa, proprio attraverso magari condizioni che vi impediscono di andare dove volete, no? Quindi usate anche, no, in questo caso qui, questa condizione diciamo, radicare bene quello che veramente amate, che già state seguendo, oppure per scoprire che cos'è, oppure per inseguirlo, se sapete già che cosa può essere, abbandonando tutto quello che dovete abbandonare. Un altro vostro punto di forza: siete molto ben connessi, con la vostra energia interiore di questa alta sacerdotessa. Sapete crescere. State crescendo probabilmente anche già adesso, a un livello spirituale profondo, alcuni anche molto velocemente. Siete in grado di far forza anche su studi di tipo esoterico. Se siete già in questo ambito, potete usare questi studi di tipo esoterico per crescere ulteriormente, per mettervi in comunicazione ancora migliore con la vostra profondità, con la vostra capacità intuitiva. Siete anche i tipi che riescono a seguire le proprie intuizioni quando, ad esempio, si presenta una scelta da fare, no? Se ad esempio la mente razionale vi dice: ecco, questa è la cosa giusta da fare perché razionalmente tu sai che le cose stanno così, ma una voce dentro vi dice: no, non è il momento giusto, oppure no, non è la scelta giusta perché c'è qualcos'altro che dobbiamo scoprire, eccetera. Date retta alla vostra capacità intuitiva, perché siete ben collegati anche con i reami angelici più elevati. Molte cose sono allineate nella vostra, possono allinearsi nella vostra vita in questo senso. E comunque anche queste due energie sono abbastanza ben correlate, perché se voi siete ben agganciati alla vostra profondità, alla vostra forza di tipo spirituale interiore, è chiaro che poi, quando vi siete chiamati a una trasformazione profonda, non avete paura più di tanto di abbandonare quello che non siete in favore di quello che volete diventare, evidente, perché lo sapete che dentro di voi quello che muore, no, non siete voi, voi siete sempre soltanto quello che nasce, Quello che muore è quello che non serve più, quindi va benissimo così. Consiglio comunicazione da parte delle guide. Allora, permetti alla tua parte angelica di far girare la ruota degli eventi in modo tale da portarti fuori questo regnavi, vedete, in latino significa ho regnato, quindi diciamo si riferisce al regno del passato, di portarti fuori dalla condizione in cui sei stato in passato, verso cose nuove, verso nuovi orizzonti, nuove vie, perché riesci a farlo. Tu sai benissimo che quando c'è da cambiare direzione e questo comporta una trasformazione, tu sai farlo. Che quando c'è da gestire questo cambio degli eventi, che può essere anche repentino, la tua forza spirituale ti permette di farlo senza problemi. Se tu fai perno su questi tuoi punti di forza, problemi non ce ne sono. Un altro può essere questo, un avviso invece che un consiglio. Attenzione, perché la ruota della fortuna sta per girare, magari anche già iniziata, ma sta per girare in tuo favore, nel favore dell'angelo che sei, per portarti cose bellissime. Ma se tu non adotti questi punti di vista, non rispondi a queste energie, non fai parlare questa tua parte spirituale, eccetera, eccetera, la mente umana, con cui ancora in qualche momento, in qualche modo comunque hai a che fare, potrebbe leggere questo cambio degli eventi, che per te in realtà è favorevole, come un problema, e quindi potrebbe crearti rallentamenti, o comunque, diciamo, cose che tu vivi in maniera negativa, quando invece dovresti solo gioire di questo cambio degli eventi. Quindi allineati a queste energie. Sì, fai parlare dentro di te, fuori di te, la tua capacità di creare le cose lavorando con applicazione, con calma, con testardaggine anche, se vogliamo, da un punto di vista luminoso, però. Questo è uno
È quello che dice, ok, io ho questo progetto, adesso mi metto qui, lavoro un passo oggi, un passo domani, un passo dopodomani, finché non realizzo quello che voglio, io non smetto e non mi interessa quello che gli altri dicono, pensano. Io faccio così fino a quando riesco a ottenere quello che voglio così come voglio. E questo suo modo di fare è sostenuto interiormente da questa energia, di quella che dice, io voglio gioire delle cose che mi... che posso creare a livello pratico, perché non devo farlo? Se ho dei talenti e questo mi aiuta ad avere quello che voglio e gioire di quello che voglio in maniera pratica, perché non devo farlo? Perché non devo mostrarli? Perché non devo farli vedere? Ecco, sì. Direi di sì. Bella lettura anche la vostra, eh? Bene, come potete vedere, siamo arrivati adesso al termine della vostra lettura. Io però, come ho detto in apertura, ora da questo mio mazzo, l'oracolo dei mandala, tirerò fuori tre carte che rappresentano tre energie alle quali vi viene suggerito di allinearvi ulteriormente, oltre a questo consiglio qui e a queste, per gestire meglio il tutto, ok? Avere la strada, diciamo, più spianata. Potete accoglierle tutte e tre, oppure due, o una, o anche nessuna, se nessuna vi risuona. Adesso mescoliamo un momento questo mazzo, vediamo che cosa emerge per voi. Mandala numero 1. Oh, l'ignoto è affidarsi alla corrente della vita senza paura, fugare i dubbi seguendo l'impulso del cuore, accettare di correre il rischio con fiducia e coraggio. Ma voi potete farlo, eh? Siete in grado di fare queste cose. E come? Bello anche questo, forza vitale. Aprirsi ad accogliere l'energia vitale per agire al meglio nel mondo, rinunciare a tutto ciò che è tossico o inutile, forza che crea la vita sul piano fisico. Adesso, poi questo intendetelo un po' come volete, eh? Forza che crea la vita sul piano fisico si può intendere in diversi modi. Ecco. Vediamo qui. Ah, eccola qua, intuizione. Cosa abbiamo detto? Affinare. Affinare la propria capacità intuitiva nell'ascolto di se stessi e degli altri. Calma e silenzio per raccogliere le idee, ritirarsi momentaneamente dal mondo. Se il mondo vi distrae da quello che siete chiamati a fare, e a diventare, cercate di trovare, il modo di chiudere il mondo almeno momentaneamente fuori, per poter essere in miglior contatto con la vostra interiorità, eccetera, eccetera. Bene, direi che adesso siamo veramente arrivati proprio al termine della vostra bellissima lettura. Io vi ringrazio della vostra attenzione e partecipazione, sperando che vi sarà utile. Vi do appuntamento ad un prossimo video. Tanta luce per voi, grazie e a presto.